A Constantine, terza città dell'Algeria con 1 milione di abitanti, l'impresa Pizzarotti di Parma ha vinto l'appalto per la realizzazione di una tranvia di 8 chilometri che attraverserà il centro della città, in joint venture con la società francese Alstom per la fornitura dei treni. Il lavoro è iniziato vicino allo stadio di calcio, dove c'è un nodo di interconnessione con le linee principali degli autobus sulla piazza adiacente e case di altezza da 5 a 20 metri dalla sede stradale, tutte costruite dagli anni 20 e 50 e abitate e costituite da blocchi di pietra, mattoni pieni di forati e parti aggiunte in calcestruzzo, con cantine con archi in putrelle e mattoni e con l'entrata dal marciapiede di fronte alla tribuna. È stata prevista la demolizione della tribuna principale dello stadio, che in futuro verrà sostituita da una più stretta, proprio perché il tracciato della nuova linea della tranvia passerà dietro la tribuna in una strada troppo stretta per inserire sia i due binari del tram, che due marciapiedi più una corsia per le auto. La tribuna, costruita nel 1948, aveva tutte le strutture portanti in cemento armato, con tamponamenti interni in mattoni ed un muro, spesso 85 cm ed alto circa 4 metri, in blocchi di pietra duri cementati. Era lunga 111 metri, alta 14 dalla sede stradale e circa 11 del campo sportivo. Larga da 8 a 14 metri, con la parete posteriore in curva con circa 1 metro di sbalzo, ed era a ridosso di una strada fittamente trafficata e larga circa 10 metri, compresi due marciapiedi da 1,5 m o 2, che lasciavano per i veicoli una larghezza di passaggio di soli 6 metri. La costruzione strutturale era costituita da 12 sezioni di 3 file di pilastri doppi abbinati e con trave inclinate alte 120 cm per sostenere le lastre prefabbricate in cemento armato dei gradoni, da travi e muri esterni di collegamento fra le sezioni per tenere gli impalcati, e da un tetto, da scale, rampe e parapetti. All'interno, verso il terreno di gioco, la tribuna aveva un tetto a sbalzo largo 6 metri, il cui abbattimento avrebbe richiesto mezzi speciali di demolizione che possono arrivare con le pinze fino a 25-30 metri in altezza. Tralasciando il fatto che tali attrezzature non sono disponibili in Algeria, non si poteva comunque assicurare che l'ultima parte della struttura verso la strada non si sarebbe potuta ribaltare all'indietro con conseguente pericolo per i fabbricati vicini. È stato così deciso di eseguire una demolizione meccanica sui piani inferiori, la cantina e i gradoni, che avrebbero potuto ostacolare la buona riuscita dell'operazione, e di effettuare lo scavo di una trincea di 1,5 m o 2 di larghezza davanti alla tribuna. La tribuna è stata abbattuta con 70 kg di Gelonit 2 caricato in 564 fori, collegati lungo i pilastri con una miccia detonante da 12 grammi al metro, a sua volta collegata con 270 detonatori elettrici microritardati. Questo per consentire un abbattimento a terra mediante ribaltamento della stessa verso il campo sportivo, allontanandosi perciò dalle case retrostanti. عيني من نظرة ما عيات في زين ولفي تاج البنات نظل معاها يدهوات نكبر ونشيب حداها. Tutte le zone minate sono state coperte con una protezione composta da 2-3 strati di rete metallica elastica e da uno strato o due di telo spesso diversi millimetri molto resistente contro i lanci di pietre, lo spostamento d'aria e per attutire il rumore e la pressione derivati dall'esplosione. Per queste ultime sezioni, inoltre, è stato necessario anche posizionare putrelle e grossi blocchi di calcestruzzo sopra le travi dei gradoni, in quanto andava ripristinato il momento di rotazione positivo verso il campo. Il muro in blocchi in pietra per le 9 sezioni con le palestre, gli uffici ed altri spazi interrati è stato demolito meccanicamente e il punto di rotazione di queste sezioni è stato scelto nella fila dei pilastri verso la strada, ad una quota leggermente più alta del marciapiede. Invece, per le ultime 3 sezioni, dalla 10 alla 12, dove il muro fa da sostegno per il rilevato di terra, il punto di rotazione è stato scelto sopra questo muro, ovvero circa 4 metri più in alto delle sezioni precedenti.
لها يفا سلبوني عيونها قرات ضوي من البها دلعك ريف قدها والحاجب مقرون والحاجب مقرون I lavori di predemolizione sono iniziati il 15 luglio 2008, l'abbattimento è avvenuto il 2 agosto alle ore 15 e la demolizione meccanica a terra, con conseguente rimozione e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, il 12 agosto 2008. La mappa rappresenta una parte del centro della città di Constantine con l'indicazione in rosso della tribuna da demolire. Questa planimetria illustra i tre livelli della tribuna, la parte alta con le gradinate superiori, la parte intermedia con le gradinate basse e le scale e i servizi, la parte interrata della cantina con le palestre e gli uffici. Sono state indicate le 12 sezioni strutturali principali, distanti 10 metri una dall'altra. Le sezioni numerate da 1 a 9 comprendono anche la parte interrata, mentre le sezioni dalla 10 alla 12 no. La larghezza della tribuna, costruita in curva, varia dai 14 metri delle sezioni 3-4 agli 8 delle sezioni 10-12. Tutte le sezioni sono sovrastate da un tetto a sbalzo di 6 metri verso il campo sportivo. Nelle tavole delle sezioni 4 e 6 abbiamo inserito la sagoma di un grosso escavatore per visualizzare le difficoltà dell'eventuale demolizione meccanica operando sia dalla strada retrostante che dal campo sportivo. Mentre nella sezione 8 abbiamo inserito la sagoma di un mezzo speciale che potrebbe demolire la tribuna meccanicamente dal campo sportivo. Tali mezzi però non sono reperibili in Algeria e inoltre sarebbe così esistito anche il rischio di caduta materiali verso il passaggio pedonale sulla strada. Oltretutto, questi lavori di carattere continuativo avrebbero causato un forte disagio per gli abitanti a causa della polvere e del rumore presente. La tavola 12 indica invece la situazione nelle tre ultime sezioni che erano rialzate dalla strada e costruite su un rilevato di terra e sabbia tenuto fermo da un muro spesso 85 cm ed alto 4 costituito da blocchi di pietra. Anche qui abbiamo inserito la sagoma di un escavatore per visualizzare l'impossibilità della demolizione della tribuna con tali mezzi piazzati su strada. In questa parte esisteva anche il rischio che la tribuna si ribaltasse all'indietro verso il fabbricato per un movimento rotativo negativo del peso delle strutture. Queste sono foto di edifici lungo la strada retrostante. Prima e dopo il brillamento è stata effettuata dalla committenza una perizia dei fabbricati ad un raggio di circa 30 metri dalla tribuna, fotografando tutti i dati esistenti in tutti gli appartamenti, scale e spazi comuni, oltre ovviamente alle facciate. Su queste sono stati fissati 17 fessurimetri graduati sulle fessure larghe già esistenti e inoltre 4 sismografi multicomponenti sistemati da 13 a 23 metri dai pilastri minati. Queste tavole illustrano varie sezioni della tribuna con il campo sportivo, la strada ed i fabbricati nella situazione primaria esistente e quella dopo i lavori preparativi per l'abbattimento. Sulle sezioni 10, 11 e 12 è stato necessario posizionare putrelle e grossi blocchi di calcestruzzo sopra le gradinate per assicurare la rotazione della tribuna verso il campo sportivo. La mappa indica i limiti imposti durante il brillamento. Al di sopra dei 150 metri il limite di traffico e personale aperte sulle strade. Tra i 150 e i 50 metri la chiusura delle tapparelle con l'apertura delle finestre, l'impedimento per le persone di stare alla finestra su balconi e terrazzi. Al di sotto dei 50 metri l'evacuazione degli abitanti. In queste prossime tavole vengono evidenziati le sezioni larghe rialzate dello stadio e la visualizzazione della rotazione prevista al brillamento.
I fessurimetri graduati sono stati piazzati a cavallo delle fessure esistenti più marcate, sia per misurare lo spostamento che la rotazione, e sono stati fotografati prima e dopo il brillamento. Nessun fessurimetro ha rilevato movimenti nelle fessure. Le vibrazioni massime registrate sono state di 48 e 51 mm al secondo, con valori massimi simili sia allo sparomine che alla caduta della struttura a terra. Nella perizia effettuata dalla società di controllo tecnico del committente non è stato registrato nessun danno che possa essere riferito alle vibrazioni durante l'abbattimento. Il risultato vibrometrico si adegua molto meglio ai limiti zero danni della norma americana USBM che a quella tedesca DIN 4150. In questo certificato di buona esecuzione è possibile leggere che l'abbattimento è avvenuto il 2 agosto 2008 alle ore 15, senza alcun ritardo, nelle condizioni previste e studiate e senza nessuna riserva formulata. يستهل بالسحي وهليوم